La mattina del giorno 14, dopo le docce di termine di fine incontro, è continuato poi con la grigliata generale. La maggior parte degli atleti e degli accompagnatori non hanno perso occasione e hanno deciso di fermarsi insieme in questo allegro convivio. Anche in questo caso i signori rustici, gestori della tavola calda d'Apoldo, si sono particolarmente distinti per le loro qualità umane. Infatti si sono offerti di preparare gratuitamente da mangiare per tutti. In questa maniera quello che hanno dovuto versare gli atleti e gli accompagnatori per essere presenti è stato solamente per l'acquisto delle vivande. Al termine della cena si è potuto assistere a quello che per molti è stato il clou dell'intera manifestazione, ossia le gare di mangiatore di tortelli e di bevitrice di birra. Alla prima di queste gare, alla quale si erano iscritti 9 concorrenti e alla quale alla fine hanno potuto partecipare solo 7 causa problemi dovuti al superallenamento di 2 di questi atleti, ha trionfato Mister 90 Tortelli, ossia Gigi Montanini, allenatore del Noceto, che è riuscito a divorare in una quindicina di minuti ben 90 tortelli di patate. Complimenti davvero. Gigi De Hammer ha fatto letteralmente il vuoto, tant'è che il secondo si è piazzato a ben 16 tortelli di differenza. Ciò però non sminuisce assolutamente la prestazione di quest'ultimo, ossia Cantarelli, il fornaretto piacentino, che nonostante sia magro, ha dimostrato una vera e propria locomotiva nel mangiare i tortelli ed è riuscito a precedere anche uno sfidante del calibro di C.A. De Boer. Quarto, un altro atleta rivelazione, ossia Pippi De Ringolo, che ha preceduto nell'ordine Barigo, il geometro, Miguel, la botte, e Lorenzo, l'ammazza tortelli, che animato dalla sua solita grinta non ha mollato fino in fondo. Veramente entusiasmante, avvincente e incerta fino all'ultimo è stata anche la sfida di bevitrice di birra. E in questo caso le 4 bellissime atlete si sono contese fino in fondo la palma di regina della manifestazione. A trionfare alla fine, dimostrando potenza e anche senso tattico, è stata Elena, la regina, che ha preceduto Miss Ramona. Al terzo posto si è classificata la veneto trentina Steffi Pepe, che ha preceduto la bella Sara Bignotti. Praticamente è quasi sicuro che per il 2008 ci sarà un bis di queste sfide e sicuramente saranno molti di più gli atleti al via e il pubblico sarà sicuramente presente e partecipe come ha fatto in quest'anno. Il programma a questo punto ha previsto il ritiro delle persone un pochettino più su con l'età e quelle meno capaci di resistere ai tour de force. Infatti giovani e vogliosi hanno proseguito a ballare, a giocare, a scherzare tutta la notte e si sono fermati a dormire. Pietro Pesci hanno messo a disposizione di tutti gli atleti che si sono voluti fermare un qualcosa di attrezzato ben più addirittura di un campeggio normale. Oltre alla piscina, gli spogliatoi, l'impianto audio, le luci, hanno messo a disposizione tutto quello che è stato possibile che hanno richiesto coloro che hanno deciso di fermarsi per tenere viva la notte nocetana. Per chi, come sottoscritto, la mattina presto ha fatto il giro per le tende, quello che gli si è parato davanti è stato uno spettacolo a dir poco incredibile. Infatti si è potuto assistere a gente che stava ancora smaltendo le fatiche della nottata e altri che non c'era modo di tirarli fuori dalla tenda. Comunque, al primo richiamo degli speaker che annunciavano l'inizio gara, tutti si sono presentati prontissimi, svegli e disposti a dare battaglia ai propri avversari. Stay.
you for me.